I Lunatici su Radio 2. Sono convinto che se vi dico una cosa, se vi mimo un'espressione, se vi cito un'espressione, tutti voi immediatamente capite a quale film faccio riferimento. Vi dico: se svegliato, si parla, sicuramente l'avrete capito, del Marchese del Grillo. E allora abbiamo in collegamento un ospite che sono particolarmente felice di salutare stanotte, Giorgio Gobbi, che in Se svegliato racconta il Marchese del Grillo dal punto di vista di Ricciotto. Giorgio, buonanotte e benvenuto su Radio 2. Sì, ciao, buonanotte a tutti, eccomi. Allora, tu sei il Ricciotto su Radio Rai. Il Ricciotto del Marchese del Grillo. Del Marchese del Grillo, esatto. Partiamo dall'inizio. Allora, che ricordo, come sei diventato Ricciotto? Allora, io sono diventato Ricciotto grazie ad un provino, ma devo dire che la cosa che sorprendente e piacevole è stata che c'è stato un segno del destino che dovessi fare quel film, perché io ero sul set di una pubblicità, stavo girando Mastandrè di Buitoni, una tortina, e su quel set c'era un'attrice che purtroppo è venuta a mancare da poco, Donatella Ceccarello, una bravissima attrice veneta, che durante una pausa mi disse: ma tu lo sai, Giorgio, che stanno facendo i provini per il Marchese del Grillo con la regia di Monicelli? Io ho detto: no, non lo so. No, perché sai, cercano tutti caratteristi romani, e io ero vestito in quella pubblicità, ero vestito con degli abiti settecenteschi, ottocenteschi, e quindi evidentemente lei ha avuto una grande intuizione, un'idea, un'intuizione, una fascinazione, per cui mi ha detto questa cosa. Io mi ricordo che, terminata la pubblicità, mi precipitai con la mia vecchia R4, mi precipitai a Viale Liegi, dove c'era la Comone, ed incontrai Cucci Todini, che era l'aiuto di Mario Monicelli. Mi vide, mi guardò le 4-5 fotografie. Io ero un giovinetto spiantato, peraltro poco esperto, senza gente. Mi vide queste 3-4 fotografie e mi disse: dai, perché no, ti faccio incontrare con Mario. E il pomeriggio stesso, la sera, stavano quasi per chiudere, tornò Mario in produzione, mi vide, mi fece una serie di domande, eccetera, e dice: vabbè, dai, ti vedo la settimana prossima a Cinecittà, facciamo un provino. E così poi ho fatto il provino, eravamo tanti a concorrere al ruolo di Ricciotto, e feci il provino. Ma qui c'è una piccola curiosità anche: quando Alberto Sordi vide il provino insieme a Monicelli, disse che non andavo bene, non mi voleva, perché mi riteneva troppo giovane per fare quel ruolo. Dice: no, è carino, è simpatico, però è troppo ragazzino, è giovane, e perché riteneva difficile una complicità fra un uomo di 60 anni e un ragazzo. Alberto aveva 60 anni quando, e un ragazzetto, io ce n'avevo 22, quindi insomma c'era una disparità di età veramente consistente. E invece Monicelli, bontà sua, si impose, dice: no, guarda, per me è giusto, va bene lui, eccetera. Mi prese, e devo dire che i primi giorni c'era un po' un atteggiamento di studio di Alberto nei miei confronti. Poi ad un certo punto invece abbiamo cominciato a scioglierci, a divertirci, e tutto è finito ed è venuto quello che voi avete visto, insomma, una complicità bella e piacevole sul set. Te lo ricordi, Giorgio, il momento in cui si è sciolto un po'? Sì, assolutamente, è stato il momento, come no, assolutamente sì, perché per me è stata una conquista. Immaginate, appunto, un esordiente giovane e completamente privo di esperienza, essere catapultato in un set del genere. Fu la scena, quella della gara della Ranocchia, fatta al Quirinale, dove c'era appunto Sordi che discuteva con le guardie, eccetera. Poi a un certo punto io dico: devi venire, perché a via dei Banchi Vecchi, eccetera, eccetera. E lui si gratta la fronte e mi fa: tu che dici, Riccio? E io gli dico: chi si gratta la fronte c'ha le corna pronte. Ecco, in quella scena lì, poi negli stop fra un ciak e un altro, praticamente Alberto rideva di questa situazione, di questo nobile, ricco e famoso che veniva cornificato dalla servetta, dalla ragazzetta che lui aveva, la famosa Faustina, fidanzata con Marcuccio. E lì nacque la cosa, perché discutevamo di questa bizzarria, di questa cosa molto comica di un ricco che viene cornificato da una ragazzina. E lì nacque una vera complicità, più maschile che altro, no? Cioè, su questa chiacchiera si è sciolto, diciamo, un po' il rapporto di grande soggezione che io avevo nei suoi confronti, perché immaginate, appunto, un ragazzino di 22 anni
accanto a un mostro sacro come lui. Come ti viene l'idea di scrivere Sei svegliato? Allora, qual è l'esigenza a cui hai risposto? Cioè, tornare su un cult che tutti conosciamo a memoria, è giusto come una cosa giusta? Sì, sì, assolutamente, ma non mi è venuta a me l'idea, devo dire, anche se io dentro di me in qualche maniera la cullavo, ma non è venuta a me l'idea, bensì all'editore, a Santiago Maradei, l'editore di Biblioteca, della casa editrice Biblioteca, che mi ha cercato, poi peraltro in un periodo anche bizzarro come quello del Covid, del primo lockdown, quello che c'era fra febbraio e aprile, e a metà febbraio, credo, primi di marzo, eccetera, mi chiamò e mi disse: senti, ma a te va di raccontare il Marchese del Grillo? Io caddi dalle nuvole e dissi: ma sì, perché no? E ho accettato, e poi c'è stata durante una riunione che abbiamo fatto di persona, perché ancora credo si potesse uscire per lavoro, ebbi un incontro con loro per decidere il titolo, e eravamo tutti abbastanza indecisi. A un certo punto io lì ci ho avuto un po' un'illuminazione, mi sono alzato e ho detto: ce l'ho il titolo. Sei svegliato! Loro tutti quanti convinti, perfetto, bellissimo, sì, dai, e ecco che è nato il titolo del libro. Mi chiedo sempre, su un set ad un film del genere ci si rende conto che si sta entrando nell'immortalità oppure no? Guarda, ti dico, noi avevamo la consapevolezza di fare un buon film, c'erano le credenziali perché potesse diventare un buon film, quello sicuramente, vuoi per il cast, vuoi per la direzione, vuoi per la ritrovata armonia fra di noi, però certo non immaginavamo nemmeno lontanamente che potesse diventare un cult, che potesse diventare uno dei film più amati da tutti gli italiani, insomma, ancora oggi quando va in seconda serata su reti, non sulle reti, diciamo, generalizie, è un film che fa ancora 1,5 milioni, 2 milioni, che sono ascolti che vanno bene per le reti nazionali, insomma. C'è qualcosa che avete improvvisato, cioè che nasceva così, che non era magari nella sceneggiatura? Poco, perché Alberto era molto scrupoloso con la sceneggiatura, tant'è che la mattina noi ci vedevamo nella sua roulotte per mettere a punto e per coordinare bene le battute, per provare anche. Quindi io salivo in roulotte da lui, armato di matita e gomma, e facevamo delle piccole correzioni, dei taglietti, eccetera. E però certo, poi c'era un margine, comunque, seppur minimo, c'era un margine di improvvisazione, un margine lasciato all'inventiva di ciascuno di noi, sicuramente più da parte sua, perché, ripeto, io ero assolutamente un neofita, era un esordiente, quindi non mi azzardavo di improvvisare. Lui invece ogni tanto qualche improvvisazione l'ha fatta, e devo dire che sono state esilaranti. Prima di tornare a Sordi, una parentesi su un altro gigante che, diciamo, appare nel Marchese del Grillo con un personaggio pazzesco, quello di Don Bastiano, Flavio Bucci. Che ricordo hai? Che è stato capito come meditava, secondo te, questo attore? Non fino in fondo, anche se lascia due o tre interpretazioni assolutamente storiche, tra le quali sicuramente anche quel bellissimo sceneggiato Rai, che era il pittore naif italiano. Sì, come no. Aiutami, adesso non mi viene, adesso mi verrà, poi ci penso un attimo e mi viene. Lui ha lasciato due o tre interpretazioni assolutamente storiche, straordinarie e fantastiche. Era un personaggio complicato, perché era un po' un orso come carattere, era un po' scorbutico, pur essendo un attore straordinario. Io ho avuto il piacere e la gioia di conoscerlo anche in maniera un pochino più amichevole, un pochino più intima, nel senso che abbiamo passato comunque dei periodi insieme, e ho fatto anche un altro paio di film con lui dopo il Marchese del Grillo. Lui era una persona squisita, di un'intelligenza e soprattutto di una cultura veramente smisurate, e probabilmente se avesse avuto più tempo e una maggiore, non so come dire, una maggiore attenzione verso se stesso, perché io ho la sensazione che Flavio si sia anche un po' buttato via
peccato terribile, perché era appunto un attore straordinario, ci avrebbe regalato ancora qualcosa di meraviglioso. Però io lo stimo tantissimo e lo ricordo sempre con un grande affetto. Ligabue era la serie di cui parlavi. Ligabue, se non ricordo male. Esatto, Ligabue. Ligabue che fu una cosa. E poi anche Don Sturzo. Ma è vero che un Don Sturzo meraviglioso, sempre per la Rai. Ma è vero che tra i due c'era, tra Bucci e Sordi, c'era un po' di maretta sul set? Non mi ricordo. Più che maretta, non si stavano particolarmente simpatici l'uno con l'altro. Ma io questo lo ascrivo ad una diversa provenienza attoriale, a una diversa cultura attoriale. Flavio era un uomo formato dal teatro e dai classici, quindi un fine conoscitore anche di Shakespeare, di Molière, di Gogol, lui ha fatto degli spettacoli teatrali assolutamente indimenticabili, aveva una cultura enorme. Invece Alberto aveva una formazione diversa, veniva dall'avanspettacolo, veniva dalla rivista, veniva dalla radio leggera, quindi avevano veramente un approccio diverso con il mestiere dell'attore. Tutti e due, entrambi grandissimi, colossali, però appunto con un approccio diverso alla figura dell'attore. Giorgio Del Marchese, questo li ha resi un po', fra virgolette, nemici, insomma, un po' incompresi l'uno con l'altro, ecco questo. Del Marchese del Grillo in Alberto Sordi quanto c'era? Cioè io me lo immagino proprio così, tantissimo, Alberto Sordi. Tantissimo, tantissimo, tant'è che io nel libro lo scrivo, ci sono dei momenti in cui c'è un transfer fortissimo fra la figura personale, fra il sentimento personale di Alberto e Onofrio del Grillo, c'è proprio un transfer fortissimo. Io porto come esempio la scena in cui sono sul terrazzo del palazzo del Grillo e c'è la vecchia madre con Genuflessa, la nipote, che sta ricamando, no? E ha le mutande, quelle famose mutande coi pizzi, come no? con i fiocchi sotto al ricamo. E ad un certo punto Onofrio, in maniera molto impertinente e paracula, diciamo, gli sfila queste mutande tutte pizze e le fa vedere alla madre. E la madre carica il braccio, Elena Dascova Valenzano, che faceva la madre, carica il braccio e dà alla povera Genuflessa uno sganassone terrificante. Lì lei lo fa davvero, lo sganassone glielo dà davvero, e Alberto e anche Monicelli, anche Mario vicino alla macchina presa, risero di gusto, perché quello schiaffone era davvero fuori programma, e vidi Alberto godere del male della povera Isabel Linnartz che interpretava Genuflessa. E poi anche quando tiravamo le pigne sui popolani, no? Dice che questa non è frutta di ciò, e tiriamo le pigne erano di plastica rigida, però pesavano 50-60 grammi, 70 grammi l'una, e lui le tirava con una certa energia, prendendo in testa queste povere comparse lucchesi che venivano colpite dalle pigne, e godeva, si vedeva che rideva di gusto, cioè gli piaceva sto fatto, insomma. Quindi c'è molto di Alberto come persona nel personaggio di Onofrio del Grillo. È un libro da leggere, questo Sei svegliato può essere, sì, sicuramente di aneddoti, un bel regalo di Natale. Sì. Sì, perché scrivendo il libro, poi come sto spiegando in questi giorni, scrivendo il libro e quindi dovendo usare un altro linguaggio rispetto alla parola parlata, ma con la parola scritta tu devi fare i conti con una memoria più precisa, più attenta, e quindi dentro questa cosa qui ci sono molti più ricordi, molti più aneddoti che mi sono venuti in mente mentre scrivevo. È stato un approccio diverso rispetto alla chiacchiera, ecco questo. Giorgio, la tua carriera è stata, cioè tu hai avuto quello che hai meritato, secondo me no, potevi avere una carriera superiore, ed è un complimento questo, ovviamente. Ti ringrazio, te lo fai mai questo, guarda, discorso, come la vivi? Sì, certo che me lo faccio, guarda, nella prefazione che in maniera molto carina mi ha dedicato Max Tortora all'interno del libro, la prefazione di Max parla di me come di un artigiano dello spettacolo, come un lavoratore serio e continuo. Magari forse non ho incontrato il successo, quello con la S maiuscola, quello che ti fa avere le pagine delle riviste eccetera, e però ho avuto una continuità, ho avuto una
un continuo riscontro, diciamo, dai registi e dai produttori con i quali ho lavorato, che comunque mi ha reso contento. Io devo dire, oggi, alla fine, più o meno alla fine della mia carriera, io posso tranquillamente dire che sono stato fortunato. Tutto sommato, ho preso l'ultima coda del cinema classico italiano. Ho avuto il piacere e la gioia di lavorare con oltre che con Sordi, con Gassman, con Mastroianni. Insomma, sono fortunato. Ho avuto come registi Monicelli e tanti altri, Corbucci. Fare 18 a 22 anni può essere anche un'arma a doppio taglio, cioè nel senso che poi assolutamente sì, si rischia di rimanere poi incassati. Ma certo, perché purtroppo ti lega fare un film così importante così giovane all'inizio della carriera, significa comunque un condizionamento che io ho avuto, perché per un po' di anni i ruoli che mi hanno offerto erano sempre un po' tipo quelli, tant'è che ho fatto poi il Conte Tacchia, dove facevo Bambacione, che era un po' una sorta di fotocopia di Ricciotto, con Panelli, con Montesano e Gassman, e poi anche Luca, il figlio di Alberto nel Tassinaro, cioè, aveva dei connotati e dei caratteri molto simili a quelli di Ricciotto, quindi insomma sicuramente mi ha condizionato. Vero è però che mi ha comunque anche dato la possibilità di essere conosciuto, di andare nelle produzioni, di venire in Rai con la certezza di essere conosciuto, riconosciuto e apprezzato, ecco, questo sicuramente. Poi nel tempo comunque ho avuto la chance di fare anche ruoli molto diversi, di fare ruoli drammatici, di fare ruoli anche da cattivo, da infame, da ladro, da assassino, quindi insomma sono comunque contento di quello che è accaduto. C'è qualche progetto su cui stai lavorando adesso, prima di salutarci, al di là di Sei Svegliato? In questo momento sto facendo delle prove a teatro con Pino Amendola e Pietro Bontempo, stiamo preparando uno spettacolo che si chiama Uomini da Marciapiede, la storia di tre vecchi prostituti maschili, che inizia come una commedia esilarante e poi ha un epilogo che non vi racconto. Devo dire che stiamo andando avanti più per stoicità e per dovere professionale verso noi stessi che per la convinzione di poter andare in scena. Speriamo che prima o poi capiti. No, ostante la situazione sarà molto difficile che porteremo questo spettacolo in scena, porteremo al debutto. Però ecco, ci siamo presi un impegno reciproco, noi tre, siamo tre amici, stiamo lavorando perché questo avvenga. Poi se avverrà, bene, se non avviene abbiamo mantenuto un impegno con noi stessi, abbiamo per un piccolo momento sconfitto il Covid e ci siamo tenuti in allenamento. Trovo che sia molto importante. È molto bello quello che hai detto. Sei svegliato per noi a quest'ora della notte. Giorgio Gobbi ci ha riportato all'interno del Marchese del Grillo, in cui magistralmente ha interpretato Ricciotto, ci ha parlato del suo libro Sei svegliato, appunto. Giorgio, grazie per questa chiacchierata notturna, ti rompiamo grazie le scatole di nuovo in futuro, perché è stato veramente un piacere. Per il momento buona nottata. Mi farà molto piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ti leggiamo volentieri, un abbraccio, ciao, ciao Giorgio. Grazie, buonanotte. I Lunatici su Radio 2.